Da sempre un appassionato spudorato di Buffy l'ammazzavampiri e il suo spin-off Angel The Series, per qualche motivo ho scoperto che non esistono canali italiani dedicati a questo fandom, a mio parere, meraviglioso. O se esistono, sono davvero molto, molto, molto ben nascosti. Forse molti sono portati a pensare che sia uno show per ragazzine adolescenti, il che è vero, lo è, ma come tutti gli show può essere godibile a più livelli di intrattenimento. Momento Wikipedia. Buffy è una serie statunitense televisiva horror action prodotta tra il 1997 e il 2003 da Joss Whedon, lo stesso degli Avengers per intenderci. Dopo il clamoroso insuccesso del film a sé stante del 1992, ha provato a farne un prodotto per il piccolo schermo e la cosa ha funzionato anche molto molto bene. In Italia, manco a dirlo, è arrivato solo qualche anno dopo, con censure da capogiro. Pensate che addirittura la sesta e l'ultima stagione sono state mandate in onda in seconda serata, per non so quale oscura ragione. Forse mandavano messaggi e insegnamenti troppo profondi. C'è caso. Ad ogni modo, grazie a internet o ai DVD è possibile reperire l'intera serie senza troppi problemi adesso. L'idea di base che c'è dietro l'intera opera è: che cosa succederebbe se la ragazza indifesa dei film horror o di paura che viene puntualmente aggredita dal mostro di turno rispondesse all'aggressore e gli facesse pure un mazzo a tarallo? Facciamo quindi la conoscenza con Buffy, la cosiddetta ammazzavampiri, o meglio, per riprendere il termine originale, cacciatrice. C'è solo una cacciatrice attiva alla volta e riceve poteri e capacità fisiche sovrumane per sconfiggere demoni, vampiri e ogni sorta di potenzialmente pericolosa creatura delle tenebre. La ragazza viene seguita e allenata da uno degli osservatori, nel nostro caso il signor Giles, ed è circondata e aiutata dai suoi amici di scuola e non. La serie è divisa in 7 stagioni, in ognuna delle quali è presente un cattivo principale attorno al quale ruotano gli avvenimenti. Lo show contiene alcuni degli episodi più belli mai realizzati per un programma televisivo, e questo è un fatto oggettivo che trascende il fatto che sia un fanatico patito della serie. Ma allora, perché non è così facile incontrare qualcuno che l'abbia visto o convincere qualcuno a guardarlo mentre torme di ragazze impazziscono per Twilight, la cui protagonista non fa altro che trovare l'uomo della sua vita e pendere dalla sua bocca e basta? Letteralmente, tra l'altro, sul serio, parliamone. In Buffy abbiamo una crescita reale di bene o male tutti i personaggi e i demoni che affrontano rappresentano i problemi della vita reale. Più o meno come i Pokémon. Più o meno. Facciamo un esempio concreto. Secondo le tradizioni, i vampiri non sono altro che creature senza anima che non invecchiano mai, un po' suscettibili alla luce del sole, decapitazione, legno di frassino e così via. Quello che fa Joss Whedon è dare all'anima un ruolo morale. Non essendoci nei vampiri, questi sono trainati da egoismo purissimo e sono incapaci di uno sviluppo proprio della moralità. Inoltre, non possono crescere. E quindi Buffy uccide vampiri e demone, metafore dei suoi demoni interiori personali, che le impediscono quindi di crescere e di svilupparsi. I demoni che vediamo quindi non sono solo pupazzi di lattice e mostri spaventosi da prendere a calci, ma offrono un mezzo per presentare una più complessa gamma di argomenti ed emozioni, come abbiamo detto, moralità, ma anche sessualità, isolamento e dubbi sull'esistenza. Buffy comunque non parla di mostri, cioè di problemi fini a se stessi, parla del percorso della protagonista per diventare un'adulta. Parliamo di budget per una frazione di millesimo di secondo, in quanto a mio parere per fare una buona serie non è necessario avere miliardi a disposizione. Buffy è stato inizialmente creato per rimpiazzare un'altra serie che a suo tempo fu cancellata, quindi diciamo che la prima stagione è un po'. Meh, non tutti gli episodi hanno effetti riuscitissime né trame così avvincenti. Tuttavia, dategli una possibilità e cercate di arrivare alla fine della prima stagione o a metà della seconda stagione. Se a quel punto siete ancora dell'idea che non sia una serie adatta a voi, pazienza. Altrimenti potreste essere sulla buona strada per diventare baffanatici.
Ci sarebbe ancora molto, molto, molto e tanto da dire riguardo agli altri personaggi, del loro ruolo all'interno della trama e del loro ruolo nella psicologia del personaggio principale. Spesso, infatti, le frasi che dicono o le azioni che compiono sono collegate in qualche modo a uno schema di metaforizzazione più grande, e per seguirlo serve una chiave di lettura più approfondita, che non è il caso di affrontare certo in un video di presentazione come questo. Io per il momento vi saluto, mi piacerebbe creare un video apposta sui vari personaggi e il loro significato, nel caso ci vediamo lì, spero che il video vi sia piaciuto, scrivete nei commenti cosa pensate di Buffy, se avete uno o più personaggi preferiti, degli episodi che avete amato particolarmente e che cosa avreste cambiato all'interno della serie. Ciao!